Bloccati a casa dal virus? Pensate che non potrete più giocare con i vostri amici? Ma che? Ci sono le piattaforme di gioco a distanza! Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Blog. Allora, continuiamo in queste nostre puntate un po' speciali per questo periodo un po' speciale che stiamo vivendo tutti, parlando di un argomento che però effettivamente sarà utile anche quando tutta questa emergenza sarà finita, perché non dobbiamo mai dimenticarci che questa emergenza del virus, d'accordo, è grave, è molto seria, dobbiamo essere tutti responsabili, ma è un periodo di emergenza, quindi si tornerà sicuramente alla normalità. Quindi tutti gli insegnamenti che stiamo ricevendo in questi giorni così complicati, così difficili, beh ragazzi, dai, ce li dobbiamo tenere buoni e considerare anche quando l'emergenza sarà passata, perché passerà. Allora, e di che cosa parliamo quest'oggi, in questa puntata? Beh, in questa puntata noi andiamo a parlare appunto di un grande problema che sta attanagliando un po' tutti quanti i giocatori, non solo di simulazione, il fatto che siccome siamo rimasti a casa, beh, che cosa facciamo? Solo solitari? D'accordo, ne abbiamo parlato, ne abbiamo detto già la volta scorsa nel nostro annuncio su vlog, parleremo, finché questa situazione non sarà finita, parleremo solo di titoli che abbiano anche una modalità in solitario, siano pensati appositamente per il solitario. Però, se amate i titoli multiplayer, e sono sicuro che amate, o comunque sia, anche se amate i titoli anche per due giocatori, ma avere comunque un contatto con un altro giocatore, è chiaro che potreste pensare, beh, allora io per un mese, due mesi, quanto durerà tutta questa storia, purtroppo dovrò fare a meno di giocare. Manco per niente, perché la tecnologia, tanto per capire, ci viene in aiuto. E ci viene in aiuto con alcuni sistemi basati ovviamente sulle telecomunicazioni, su internet, sulla rete e quello che volete, che ci permettono, ma questo già da molto tempo, di giocare con qualcuno anche a distanza, cioè non essendo fisicamente con lui nella stanza, ma ognuno in casa propria davanti allo schermo del proprio computer. Attenzione, non stiamo parlando di giochi per computer basati su giochi strategici, wargame e quant'altro, ok? Quelli, chiaro, possono avere un'intelligenza artificiale, possono anche avere delle modalità di multiplayer, e vabbè, e quelli lo sappiamo e siamo d'accordo, però sono molti, sempre di più, ma un numero sempre abbastanza limitato, e poi spesso sono giochi piuttosto cari, perché ovviamente costano poco meno che una versione cartacea del gioco stesso. Penso, per esempio, adesso è uscito sulla piattaforma Steam e io sto aspettando che esca per il Mac, sentiamo l'elicottero che ha deciso di passare in questo momento, starà facendo qualcosa di importante, anzi sicuramente. È uscito adesso Labyrinth sulla piattaforma Steam e io sto aspettando, per esempio, Labyrinth che esca, oltre alla versione per PC, che potrei già giocarla in qualche maniera, però la versione per Mac. Io ho un Apple, quindi sto aspettando quella. Ma non sto parlando di quel tipo di giochi lì. Anche la Columbia ha messo recentemente alcuni dei suoi giochi a blocchetti, per esempio Julius Caesar e Richard III, molto molto belli, sulla piattaforma Steam, e li trovate, nessun problema. Io sto parlando invece di quelle piattaforme che ci permettono utilizzando i loro programmi, di inserirci dei moduli appositi che ricreano in tutto e per tutto l'esperienza del tabellone, delle pedine, dei dadi, delle carte, di qualsiasi cosa che formano un gioco da tavolo. Nello specifico, un gioco di simulazione, perché parliamo soprattutto di quelli. E ovviamente finora, prima di questa emergenza, questo sistema era molto utile per due cose, questi sistemi, perché che ricreavano in forma digitale un gioco analogico. Innanzitutto, per chi se lo voleva provare, magari fare una partita in solitario e non aveva tutto quanto la noia di montarsi tutto il tabellone
per fare 2 o 3 turni e poi magari dover interrompere una partita, rimettere tutto a posto, quindi annullare tutto quello che si era fatto quasi con sistemi molto complicati, foto contro foto, liste e listine, dover cercare in qualche maniera di salvare la partita. In questo tipo di piattaforme io mi carico il mio programma, mi carico il modulo, per esempio di un card driven, posso pensare ad un Twilight Struggle, appunto, piuttosto che lo stesso Labyrinth, non in piattaforma Steam, ma su queste piattaforme. Lo creo, mi faccio il tabellone, mi faccio 2 turni, poi salvo la partita, poi anche 1 mese, 2 mesi dopo torno e me la ritrovo lì. Ma anche pensiamo ai grandi giochi Hex Encounter con decine, addirittura centinaia di pedine, non è che devo stare lì a fare tutto il setup. Anche di giochi, ma Hex Encounter di qualsiasi complessità, da anche un Norman di 44, Holland 44, che alla fine hanno un numero abbastanza gestibile di pedine. Perfino i Napoleonic 20, che ce n'hanno ancora meno, fino ai grandi Monster Game, beh, che hanno veramente tante pedine, io semplicemente me li butto lì su una di queste piattaforme e poi faccio qualche partita e via, e poi me le ritrovo dopo 1 mese. Apro il programma, in 10 secondi ho da un lato l'inizio e il setup della mappa, dall'altro poi la partita dove l'avevo lasciata, senza lasciare nulla su tavoli e contro tavoli, con problemi di chi ha figli, di chi ha gatti, lo so benissimo, insomma, chi non può lasciare oggettivamente, non tutti abbiamo la possibilità di lasciare un gioco intavolato per 1, 2, 3 settimane. E questo è un primo grande vantaggio. Il secondo grande vantaggio è che vi permette di giocare con persone che anche non sono, vi permetteva e vi permette ancora oggi di giocare con persone che non sono nella vostra città, non sono neanche nel vostro paese, nel vostro continente. Gioco a distanza, io posso giocare con un mio amico che sta in Australia, fusi orari permettendo, ma molti anche hanno sistemi di gioco per posta, quindi di mandare i turni per posta elettronica, quindi anche non in simultanea, laddove questo sia possibile dalle regole del gioco. E appunto questo me lo permetteva di fare, bastava caricare il gioco, stavo tutte e due sullo stesso programma, utilizzando lo stesso modulo, e ci si sentiva magari via Skype o via altri sistemi. Va bene. Nessun problema, sì, ci si riusciva. In questo momento specifico, però, queste piattaforme diventano ancora più strategiche, ancora più vantaggiose. Perché, per esempio, hanno permesso di fare proprio in questi giorni in cui ognuno di noi è costretto a rimanere a casa, di continuare a fare delle partite con i miei amici. Sto vedendo i gruppi su Facebook, eccetera, si stanno organizzando, anche le chat su WhatsApp ci si sta organizzando molto spesso per partite di questo tipo, che sono molto semplici da organizzare su varie piattaforme. Ecco, adesso andiamo a vedere un pochino queste piattaforme. Ripeto che sono piattaforme per il gioco a distanza che simulano perfettamente in tutto e per tutto i giochi, nello specifico i giochi di simulazione. Non sono però né videogiochi né, lascio un po' da parte i wargames tridimensionali perché appunto mi voglio occupare soprattutto del gioco di simulazione bidimensionale, e soprattutto sono piattaforme cosiddette non rules enforcing, cioè non applicano automaticamente le regole. Siete voi che vi dovete ricordare che in quel turno potete pescare una carta anziché due, il programma teoricamente non vi dice nulla, quindi siete voi che dovete sempre giocarli con il regolamento. E mi raccomando, non sono una forma di pirateria legalizzata, sia perché molto spesso questi giochi magari in queste piattaforme non hanno delle tabelle essenziali, quindi vi serve una controparte, una copia cartacea, sia perché, ragazzi, sta un po' a noi e ci possono essere anche giochi su questi moduli che sono totalmente integralmente completi, quindi teoricamente mi scarico il regolamento in PDF e posso dire: ah, posso giocare a questo gioco anche senza comprarmelo, lo gioco a gratis. A parte il fatto che averlo cartaceo è sempre un'altra cosa, però insomma sta anche a noi. È chiaro che sono delle cose un po' più promozionali che altro, più di utilità, e soprattutto quindi se io poi personalmente faccio sempre così non mi scarico neanche il modulo di un gioco che non ho cartaceo, a meno che non siano degli starter kit, delle demo, eccetera. Quindi insomma, per valutare anche l'acquisto, però insomma, se gioco ad uno di questi moduli elettronici, perché ho il gioco cartaceo a parte, che poi è anche bello. Tra l'altro, un'altra cosa, questo, il fatto di avere il gioco cartaceo vi aiuta molto perché, per esempio, su molti giochi di carte io utilizzo una modalità abbastanza ibrida,
Nel senso che se anche per esempio pensiamo ad un Twilight Struggle che per carità può avere moduli su via piattaforme che hanno tutto il mazzo di carte perfetto e tutto, quindi avrebbero tutto in digitale, a me piace avere anche proprio le carte fisiche da giocare, quindi me le tengo davanti e se il gioco non ha degli automatismi troppo stretti, mo le pedine sulla base delle carte che ho, penso anche ad un Commands and Colors, non sto lì sempre a tirare fuori le carte dal mazzo virtuale, cioè il mazzo fisico davanti, mi ci trovo meglio, soprattutto quando lo gioco in solitario. Quindi io utilizzo questa modalità un po' spesso, questa modalità un po' ibrida, però vabbè, cioè, poi ognuno fa come vuole, però ecco, il fatto di avere il gioco cartaceo, anche di avere la tabella in mano, il manuale da sfogliare oggettivamente, sì, c'è il PDF, quello che volete, però è sempre, ha sempre un di più e poi mi piace. E poi li voglio sostenere i giochi, non voglio ammazzare il mercato. Quindi mi piace, però mi piace e mi è molto utile questa modalità proprio in unione e congiunzione con il gioco cartaceo, perché posso farci anche per imparare il regolamento. Per esempio, mi butto su un modulo di un We the People, tanto per dirvelo, anche di un Empire of the Sun, mi butto sul modulo, non devo fare 50 preparativi e mi faccio qualche turno seguendomi gli esempi che ci sono nel manuale. Per esempio, Churchill l'ho imparato così. Churchill, sempre della GMT, ho messo il modulo Vassal, adesso ne parliamo, sullo schermo e mi sono seguito l'esempio di gioco muovendo i pezzi come mi diceva l'esempio di gioco, però su Vassal, quindi senza aver avuto il gioco fisico davanti. È chiaro che avere il gioco fisico davanti è un'altra cosa, anche per familiarizzarsi, proprio c'è un po' il discorso della tattilità, della manipolazione del gioco fisica, però sono tutti supporti che vanno un pochino tutti combinati assieme. Spesso questi giochi vengono anche utilizzati, questi moduli, queste piattaforme vengono utilizzate per pubblicizzare i giochi, l'abbiamo detto. Molto spesso quando c'è un gioco in Kickstarter trovate che c'è un modulo per questa o quella piattaforma, così lo potete già provare, quindi anche lì discorsi promozionali. Un esempio classico sono i giochi di David Thompson. David Thompson tende a rilasciare tutto anche su di un'altra grande piattaforma di cui parleremo brevissima, che si chiama Tabletop Simulator. E li trovate quasi tutti perché lui, mano a mano che li crea, rilascia questi moduli. Comunque, fa in modo, pubblicizza questi moduli e quindi ce li trovate lì sopra. Spesso fanno parte anche del processo di playtesting perché un autore che magari adesso il playtesting è molto localizzato, quindi, delocalizzato, scusatemi. Quindi magari c'è un autore in America, ci sono playtester, uno in Francia, uno in Germania, uno in India, uno in Russia, cose varie, e lui manda questi moduli virtuali a tutti, così si possono anche modificare un po' anche mano a mano che va avanti la partita e vedere insieme, e quindi diventa tutto molto molto più semplice. Abbiamo detto, canali di gioco che fanno molto utilizzo come supporto di sistemi di comunicazione vocale, quindi voi ne aprite uno e utilizzate, hanno delle chat testuali, però ci vuole niente attaccare uno Skype, un Discord e cose varie, e mentre giocate voi parlate con gli altri, magari ci avete anche perfino delle webcam, ci sono dei fantastici ragazzi che hanno fatto delle partite di gioco di ruolo, per esempio con tutta una serie di videoconferenze di webcam intrecciate l'una con l'altra, a 6-7 webcam fantastiche, e stavano uno in un continente, uno in un altro. Si può fare tranquillamente. Hanno alcuni problemi, e prima di andare a vedere proprio le singole piattaforme, ci sono dei problemi generali che riguardano un po' tutti, perché così come ci sono le opportunità, ci sono dei problemi. Spesso hanno qualche problema nella randomizzazione, cioè i tiri di dado, ma questo come tutti i sistemi informatici ci sono dei problemi matematici di randomizzazione, quindi potrebbero non avere proprio le probabilità giuste e precise. Anche lì di nuovo torna il mio metodo e molti lo fanno, addirittura si mettono webcam sui dadi, tirano i dadi fisici e fanno vedere l'avversario, guarda che è venuto 1 e 6 piuttosto che 2 e 4 e cose del genere. Però vabbè, sono abbastanza residuali queste cose e diciamo, sì, alcuni ogni tanto hanno dei problemi di interfaccia, di connessione, tutte le classiche problematiche che ci sono nei programmi, e quindi anche per questo io personalmente continuo a giocarli in questa maniera un po' assistita, laddove necessario, alcuni non ne hanno bisogno. Quindi, come vedete,
ci sono diverse criticità, ma anche tante opportunità. Per esempio, io gioco su Vassal e su altre piattaforme di card game games, li gioco molto bene quando questa modalità ibrida, utilizzando il sistema, se vi ricordate, ne abbiamo parlato per il solitario di Stygia Joe, quello che con i card game fa tenere 5 carte un po' coperte, un po' scoperte. C'era la vecchia puntata che abbiamo fatto per Europe in Turmoil, proprio qui su vlog. Beh, sono utili, è utile questo modo perché io poi dopo poi muovo il tabellone sulla base delle carte, quello che succede, ma le carte ce l'ho qui e quindi le posso manipolare come preferisco. Ok, scusate, sto vedendo, ho Twitter in questo momento acceso sul tablet, ecco qua, scusate. E allora, adesso però abbiamo visto un pochino le opportunità, le grandi opportunità e adesso e le criticità, adesso andiamo a vedere un pochino quelle che sono le piattaforme principali, che poi vi trovate spesso citati, eh? Quindi questa puntata può essere un po' una guida, poi come sempre andate un pochino a documentarvi, vi lascio un po' di nome, poi dopo andate a documentare anche su altri video e risorse su internet trovate assolutamente tutto. La prima piattaforma in assoluto di cui andiamo a parlare è Vassal. Vassal perché? Allora, queste piattaforme noi ne parliamo soprattutto non tanto come piattaforme per il gioco da tavolo, ma per il gioco di simulazione. E Vassal è sicuramente la piattaforma di riferimento per i wargame e il gioco di simulazione a distanza. Vassal, lo stesso nome, è il vecchio nome, in realtà no, è una contrazione di Vassal, cioè VASL, cioè Virtual Advanced Squad Leader, perché nasce diversi anni fa proprio come sistema virtuale per giocare a distanza Advanced Squad Leader. Quindi l'interfaccia è molto basica. Vi trovate di fronte alla mappa con delle pedine che sono proprio dei quadratini o dei circoletti che si spostano, poi dopo sono arrivate carte e quant'altro, un sistema di randomizzazione dei dadi che vi dà dei risultati casuali, quindi un'interfaccia veramente molto molto essenziale. La cosa però qual è? Che siccome è la piattaforma che è arrivata un po' per prima, nel corso degli anni è riuscita ad accumulare una library, cioè una biblioteca di titoli impressionanti. Non dico che ci sono tutti i wargames mai realizzati su Vassal, però direi che una buona metà sì, se non anche qualcosina di più, e anche vecchi titoli. Perché mano a mano nel corso degli anni gli appassionati hanno cominciato a creare loro stessi questi moduli. Vassal è completamente gratuito, i moduli sono tutti gratuiti. Con qualche eccezione adesso ne parliamo. Non c'è proprio tutto per vari motivi. Diciamo, i giochi, quelli tradizionali, quelli ci sono tutti, anche negli anni 80, 70, eccetera, ci sono tutti, però non c'è l'enorme catalogo di SPI. Che uno dice, ah, accidenti. SPI è la ditta di riferimento, perché non c'è? Perché c'è un problema di diritti con la Decision Games che appunto ha i diritti dei vecchi giochi SPI e ha bloccato la produzione di moduli. Per quanto la stessa Decision Games da un po' di tempo ha messo sul suo catalogo e sono liberamente scaricabili, andate sul sito della Decision e li trovate sotto Computer Games. Proprio Vassal, delle versioni di alcuni titoli, vecchi titoli della SPI. Anche quelli completamente gratuiti. Altre ditte hanno fatto una via di mezzo, per esempio penso a Dunvarson Games, a DVG, che ha fatto dei moduli Vassal a pagamento per i suoi solitari, perché ovviamente con un solitario, se ho il modulo Vassal, è facile che a quel punto il cartaceo, perché me lo vado a comprare, perché il cartaceo ha molto senso se lo gioco con altri. Il solitario potrebbe non avere senso. Dunvarson Games ha fatto delle versioni su Vassal dei suoi solitari che vi potete andare ad acquistare dal sito della Dunvarson Games, dei moduli vari della serie Leader, Field Commander, eccetera. Altre ditte invece, allora, altri sono stati fatti, abbiamo visto, da singoli appassionati. Altri invece sono stati fatti proprio dalle ditte produttrici. Questa è una cosa interessante, soprattutto ci sono due casi, GMT e Columbia Games. Columbia Games ha cominciato anche prima del GMT di fare questa cosa. Praticamente per il loro gioco e poi usciva il gioco e poco dopo, in contemporanea, talvolta addirittura prima, il modulo Vassal di quel gioco come cosa promozionale. Provatelo prima di comprarlo, giocatelo, eccetera. Poi in realtà, essendo a blocchetti, con i blocchetti di legno, eccetera, è bello averlo e si è visto, come sempre, come lo si è capito un po' nell'ambito della musica, se
se tu metti fuori queste cose gratis su queste piattaforme di streaming, la pirateria alla fine diminuisce invece che aumentare, perché alla fine hai il modo di Hammer and the Scots, ci hai giocato tanto, ma che quei 40-50 dollari barra euro non li spendi per avere anche la copia cartacea? Ma sì che li spendi anche volentieri. Quindi, come forma promozionale, un discorso analogo l'ha fatto GMT Games, che addirittura ha fatto dei moduli su Vassal molto scriptati, cioè con dei forti automatismi. E quindi ci ha messo su della gente a lavorarci per tanto tempo, sempre a scopo promozionale. Magari gli manca quella tabella particolare, quindi è meglio che tu abbia il cartaceo. Però, insomma, intanto le cose di base possono non esserci degli scenari, però le cose di base ce l'hai e quindi quello vai. Se poi dopo ti sei comprato anche il cartaceo, cartaceo più Vassal hai assolutamente tutto, lo puoi giocare assolutamente. C'è un altro caso particolare che è successo proprio qualche settimana fa, prima ancora di tutta questa emergenza del virus, che è il caso di Panzergrenadier della Avalanche Press. Che per tanti anni tutti chiedevano i moduli Vassal, Avalanche Press li impediva, li bloccava. Poi è venuto fuori qualche settimana fa che Panzergrenadier, l'intera serie di Panzergrenadier, chi conosce Panzergrenadier, che è un tattico sulla seconda guerra mondiale di Avalanche Press, sa di che cosa sta parlando. Quando parlo di intera serie, parlo di centinaia di scenari e decine di moduli. È stata tutta buttata fuori su Vassal in una maniera un po' particolare, però, perché collegandovi al sito Panzergrenadier HQ Headquarters, avete un link alla Vassal Academy. La Vassal Academy vi fa un percorso, una specie di webinar, di seminario sul web o di percorso anche che potete fare in maniera autonoma, guidato per farvi imparare il gioco con dei moduli Vassal, con delle partite Vassal che voi potete scaricare e fare e rimandarli ai moderatori del sito del forum. E poi, una volta che loro hanno citato, sì, ok, hai imparato come si gioca bene a Panzergrenadier, vi aprono, una volta che vi siete iscritti al sito, la sezione in cui ci sono tutti i moduli, o quasi i moduli di Panzergrenadier. Ed è una biblioteca immensa, sterminata, ci si può giocare per una vita. Probabilmente non basta una vita per giocarli tutti. Ok? Quindi questo è un altro caso particolare. Quali sono i problemi di Vassal? Abbiamo detto che Vassal è una piattaforma abbastanza in là con gli anni, quindi molto pioneristica, ma molto pioneristica, molto essenziale, molto spartana, per il caso di dirlo, anche l'interfaccia, la grafica. Molto semplice, alcuni non piace. C'è il problema di scroll delle mappe, che se le fate. A meno che non abbiate, io ho la fortuna di avere uno schermo molto grande, a meno che non abbiate uno schermo molto grande, se volete vedere tutta la mappa insieme, vedete una cosa piccolissima, microscopica, le pedine manco le vedete. Quindi dovete scrollare la mappa, può non essere. Ci sono le minimappe, ma non è così semplice. C'è Java, che su alcuni computer funziona, altri no, dà qualche problemino, la pedina la sposto, la carta. Poi, man mano che noi cominciamo a metterci dentro giochi più moderni che hanno più componenti, le carte, la track con i blocchetti di legno, le cose, eccetera, le aree Vassal un pochino fatica un po' di più. Non è una piattaforma web-based, quindi ve la dovete scaricare. Non funziona con i dispositivi mobili, quindi con i tablet, a meno che non abbiate Windows, tablet e cose varie, non funziona. Non è sempre facile trovare gente disponibile al gioco, perché funziona per stanze, cioè ogni gioco c'è una sua stanza, entrate, quindi non è così seguita. E quindi non è che boh, oggi mi vado a giocare a, che posso dire, di nuovo a Twilight Struggle. Entriamo nella stanza di Twilight Struggle e vediamo chi c'è. Magari non trovate nessuno, vi dovete organizzare prima con i vostri amici. Entrate nella stanza, poi create una vostra partita, invitate l'amico e giocate tranquillamente. Abbiamo detto che sono necessari schemi di grandi dimensioni perché la visuale è fissa, è bidimensionale, cioè voi vi trovate davanti la mappa con le pedine che le spostate su. Quindi la tecnologia, insomma, alla fine è buona, dipende sempre dal modulo. Per esempio, l'altro giorno ho giocato con Riccardo Vadalà. Ciao Ricca. Thank you. Well, il modulo aveva ancora qualche problema di sincronizzazione, alcune carte si vedevano, altre no. Dovete un attimino compensare voi. Però ha dalla sua questa libreria, questa biblioteca che è veramente sterminata. Ok?
che è assolutamente sterminata. E per, soprattutto per i wargame tradizionali, esagoni, Hex Encounter, Bustle, è nato per quello e guardate, funziona benissimo, indipendentemente che ci abbiate 500 peline, le gestite una volta, va benissimo, non ha problemi. Per i giochi un po' più moderni, l'interfaccia qualche problemino ce l'ha, però rimane sempre Bustle, rimane sempre, tranne alcuni casi che abbiamo visto, gratuito. Altra piattaforma importanti sono altre due, la prima è Cyberboard, che fu un primo tentativo di modernizzare Vassal. Io di queste cose ne ho un po' parlato 2 anni fa, ormai è abbastanza tanto, sulla guerra di carta 2.0, c'era un capitoletto apposta. Cyberboard fu un primo tentativo di modernizzare Vassal, perché era pensato anche per la posta elettronica, quindi non solo per il gioco in simultanea. Anche in Vassal è possibile scambiarsi le partite per posta elettronica, ma è un po' più difficile. Cyberboard invece era pensato proprio per questo. È più facile creare dei moduli, perché creare un modulo su Vassal crea qualche problema, devi essere un pochino bravo con programmazione. L'interfaccia è molto meno rigida. Ci sono diversi moduli disponibili su siti specializzati come Lime e Yanks, molti di questi moduli sono gratuiti, perché lo ricordo, queste piattaforme funzionano così, c'è il programma e poi dopo tu vai, Vassal, ecco, mi ero dimenticato, Vassal, andate sul sito di Vassal, vassalengine.org, e vi dovete scaricare il modulo del singolo gioco, ma lo vedete subito, poi vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Stessa cosa Cyberboard, cioè voi avete il programma, c'è il modulo per Twilight Struggle, me lo scarico io, se lo scarica il mio avversario, e poi possiamo caricare quel modulo e giochiamo a quel modulo lì. Cyberboard ha diversi moduli disponibili su siti specializzati come Lime e Yanks, però sicuramente è molto meno di Vassal. Un'altra piattaforma è quella di Zunzu, che è molto interessante, perché è un'interfaccia, questa è veramente moderna, ha però dei limiti. Allora, l'interfaccia tende ad essere molto già tridimensionale, già più tridimensionale, però il gioco per Zunzu è unicamente in simultanea, ok, non c'è il play by mail eccetera, e ci sono sempre moduli su Lime e Yanks da altre parti, però numero abbastanza limitato. Sono due piattaforme, Cyberboard e Zunzu, che secondo me, non dico che andranno a morire, però sono un po' più ristrette, però magari c'è quel singolo titolo che su Vassal non trovate, quindi dovete sempre vedere. Poi, altra cosa, abbiamo detto che Vassal non è web-based, cioè non funziona da sito, ma dovete scaricarvi tutto il programma, tutti i moduli. C'è un'altra grande alternativa, che è Tabletopia. Tabletopia, sì, quella è web-based, quindi multipiattaforma, funziona anche e su Mac senza problemi, anche Vassal funziona su Mac, c'è la versione per Mac, però Tabletopia va benissimo, c'è addirittura una versione per iOS di Tabletopia, e quindi voi fate tutto da internet, non dovete scaricarvi nulla. Ci sono diversi titoli interessanti, fra l'altro diversi titoli al Victory Point Games, non so come mai ci sono finiti lì, Napoleonic 20, diversi da Napoleonic 20, Europe Divided, 1066, Tears to Many Mothers, eccetera. È un'interfaccia tridimensionale, fisica, quindi voi spostate l'oggetto, se lo lasciate cadere vedete la pedina che rimbalza sul tabellone, quindi perfetto. Tempo reale a turni, quello che vi pare, però. Allora, il catalogo è un po' limitato di Tabletopia, almeno per quello che riguarda i giochi di simulazione, sempre di quello stiamo parlando. Il sistema alle volte non è stabilissimo e l'interfaccia non è proprio la comodità fatta per sola, ogni tanto c'ha qualche problema questa interfaccia. Altra alternativa oltre a Tabletopia è Board Game Arena, web based, anche questo gratuito, anche in italiano. Tabletopia, torniamo un attimo a Tabletopia, ha alcuni titoli disponibili gratuiti, altri premium, quindi dovete pagare per accedere a questi altri, però insomma ce ne sono, mi pare che ci sia anche Days of Fire, Nights of Fire su Tabletop. Comunque Board Game Arena, anche questo, Board Game Arena è più sui board games generici, di simulazione c'è abbastanza pochino. È bello perché è multipiattaforma anche su dispositivi mobili, è anche in italiano, ha una cosa molto interessante, una serie di classifiche interne, cioè voi potete giocare per conto vostro oppure c'è anche una serie di classifiche interne a scalare. Interessante, se vi piace, però ecco, dal punto di vista della simulazione ci dà abbastanza pochino. Invece l'unico vero grande rivale
credibile di Vassal è Tabletop Simulator. Allora, discorso su Tabletop Simulator. Il discorso su Tabletop Simulator è molto semplice. Allora, è piattaforma Steam, ok? Quindi vi scaricate Steam e lo trovate su Steam. Il programma centrale è a pagamento. Praticamente tutti i moduli o quelli che ci interessano sono disponibili gratuitamente dal workshop. Entrate nel workshop, chi conosce Steam sa benissimo di cosa sto parlando. Entrate nel workshop della community di Tabletop Simulator e lì trovate i moduli e ve li scaricate. La libreria c'è un catalogo che è molto orientato a board game generico, però ci sono delle sorprese interessanti. Per esempio, roba di GMT c'è quasi tutta. Molte cose di simulazione ci sono, anche diverse cose, per esempio di UG, eccetera. Ci sono anche diversi classici, non so come mai ci sono finiti, della SPI, molto interessante, un po' Wargame classici anni 80, e tante cose, poi giochi ibridi, giochi moderni, che sono a metà tra il board game e la simulazione, ce ne sono quanti ne volete, quindi quella è un'alternativa molto interessante. La cosa, per esempio, c'è Castellitter e Pavlos House. Abbiamo parlato di David Thompson, lui li butta lì su Tabletop Simulator, quindi ce l'avete completamente. I card driven games, eccetera. Ovviamente, come sempre, è meglio avere il cartaceo, però che cosa fa Tabletop Simulator, un po' come Tabletopia e altri, è un motore fisico in tre dimensioni. Cosa significa? Vassal vi fa vedere la mappa e le pedine, le spostate come se fossero dei livelli di Photoshop, no? Spostate la pedina, vedete il quadratino che si sposta così perché lo cliccate e lo spostate. No, Tabletop Simulator vi fa vedere proprio un tavolo, ci sono tutta una serie di personalizzazioni, tavoli personalizzati in cui avete messo una mappa, modello 3D della mappa, dove sono tante pedine che sono tanti oggetti 3D veri e propri. Con la manina del mouse prendete la pedina, la spostate, proprio la vedete che si muove, poi clic, plof, va giù. I dadi, quando li tirate, non sono clicca qui e ti do due numeri a caso. Vedete proprio dei dadi che rotolano e che vanno giù. E se li lanciate da una parte all'altra della mappa, proprio quelli rimbalzeranno. Quindi c'è un'esperienza fisica totale, diretta. Quindi c'è un motore con la gravità e tutto il resto. È molto facile creare dei moduli perché basta scannerizzare, per esempio, le carte, le scannerizzate tutto il mazzo, lo piazzate sull'oggetto carta. Poi ci sono tanti oggetti che possono essere scaricati e importati dentro. Per esempio, c'è gente che si importa l'orologio, un lettore MP3, eccetera. Un oggetto, sempre lo trovate su Workshop, lo copiate da una parte, lo montate dall'altra dove state giocando e pluffete, arrivate, avete il vostro lettore MP3 che vi legge tranquillamente tutta la vostra il vostro catalogo di MP3 che avete sul computer mentre state giocando. Queste cose così, quindi è fatto molto per dare l'idea proprio di una esperienza ludica dal vivo però su computer. L'ambiente quindi è totalmente virtuale, totalmente personalizzabile. Potete arrivare alla fine perfino a flip the table, potete pure rovesciare il tavolo se vi arrabbiate così per come è andata la partita, quindi vedete che è molto bello. C'è una community molto forte, ci sono delle stanze create apposta sia su Tabletop Simulator, perché voi entrate, cioè avete già inizio, join o create, join, entrate in una partita già predisposta, oppure create, ne create una vostra volta, che può essere single player, cioè locale, siete da soli, oppure multiplayer e ne create una con la password o senza la password, ci invitate gli amici e loro entrano dentro, come qualsiasi gioco multiplayer sul computer. E c'è una community, per esempio, però che si vede molto anche su Discord, che è una piattaforma di comunicazione vocale proprio per giocatori. Saluto Emanuele Tomassetti che ha fatto Tabletop Simul Cose, che è un gruppo proprio apposito e io vi metto nei link un link alla partita che abbiamo fatto l'altra sera ad Undaunted, dove sono stato massacrato, tanto per campione, massacrato, cioè, insomma, è stato bravo lui, non sono riuscito a bloccarlo, però ad Undaunted su Tabletop Simulator e lui ha questo gruppo. Emanuele, Tabletop Simul Cose, cercatelo, e appunto un gruppo di appassionati italiani che si vedono su questo gruppo di Discord e state lì e organizzate chi è che vuole giocare a questo, chi è che vuole giocare a quest'altro, e quindi entrate su Discord e poi da lì organizzate la partita su Tabletop Simulator, quindi una community molto forte. E vista appunto la sua alta personalizzabilità, è molto utilizzato anche dai designer, perché mentre loro stanno facendo una partita di test ad un gioco,
gli basta, questa carta non mi piace, aspetta che la cambio con questa, carico un altro oggetto, ci metto un'altra carta. Qui ci userebbero due pedine anziché una, caricano una pedina e ce la mettono oppure copiano. Quindi è un ambiente, un environment, direbbero gli informatici, molto molto personalizzabile, quindi funziona molto bene e funziona molto utilizzato per i prossimi fasi di testing, come fino a poco tempo fa era anche Vassal, e Vassal lo è ancora, per carità. Però diciamo, per questo tipo di giochi con una componentistica un po' più spinta, va bene. Io l'altra sera mi sono fatto, sto continuando una partita a Nemo's War, che è un gioco molto bello su Capitano Nemo, una simulazione del Nautilus, un solitario che va in giro per l'Europa a fare quello che ha fatto il Capitano Nemo, almeno secondo Verne, e su Tabletop Simulator avevo tutta quanta esattamente gli stessi componenti che avevo appena finito di defustellare un'oretta prima, ce l'avevo tutti lì. E quindi funziona molto bene anche per i solitari. Il problema è solo, adesso breve, volevo giocarci Black Orchestra perché sicuramente viene benissimo. Il problema qual è di Tabletop Simulator però? È che si vede che è un motore ottimo, un'interfaccia ottima, molto moderna, molto più moderna rispetto a Vassal, però un pochino più pensata per i board game ibridi e più, appunto, più recenti, che magari non hanno tantissimi pezzi che si muovono in contemporanea, hanno magari tanti pezzi diversi, di natura diversa, pedine, più blocchetti, più miniature, eccetera, più carte e dadi, hanno tutte le parti, però magari non ne hanno tantissimi. Io mi immagino fare un wargame classico con un centinaio di oggetti che sono ognuno una pedina, sposto lì, c'ho lo stack delle pedine, mi cascano perché mi cadranno letteralmente, c'è un motore fisico, quindi se non lo sposto bene mi cadono le pedine da tutte le parti, insomma diventa un po' più complicato, un po' più arzigogolato, e credo che il motore rischierebbe un po' di rallentarsi, a meno che non abbiate un grande computer, perché Vassal funziona anche su computer di fascia bassa senza grossi problemi, alla fine un programma in Java tabletop ha bisogno di un motore grafico bello bello spinto. Non dico che non funziona, attenzione, per esempio sto pensando a giochi con Commands and Colors in Tabletop Simulator. Voi tra l'altro avete una visuale che potete orientare, allargare, spostarvi, fare zoom da tutte le parti, è meravigliosa. Molti non li hanno fatto bene, ci sono dei moduli di Commands and Colors in cui invece dei blocchetti c'è proprio le miniature dei soldatini con i dislivelli, i modelli delle colline, dei boschi, dei fiumi, delle città, tutto, le pianure, fatti veramente benissimo. Però certo è chiaro che questo dispendio grafico, anche più bello, neanche più bello della variante cartacea, della versione cartacea, anzi, magari può avere un po' un certo peso dal punto di vista del motore. Quindi questo può essere un po' il problema dei tabletop. Tra problema è che un pochino dovete pagare, ma non tanto, credo che siano 10 euro, poi ogni tanto su Steam ci sono delle offerte per il modulo centrale Tabletop Simulator, e poi dopo gli altri moduli sono, ce ne sono alcuni a pagamento, però la stragrande maggioranza, per quello che ci interessa, sono gratis, quindi trovate. Fate attenzione perché siccome sono praticamente tutti o quasi dei moduli fatti da appassionati, magari di uno stesso gioco trovate quattro moduli diversi, per esempio Grandonte ne ho trovati tre, io usavo uno che sì mi piaceva ma aveva qualche problema, poi magari l'altra sera mi hanno fatto scoprire quello che abbiamo utilizzato che è molto meglio, quindi dovete un po' sperimentarli, alcuni funzionano, alcuni no, magari alcuni hanno un'espansione e non ce l'hanno, magari li dovete un po' aggiustare voi, però il 99% delle volte sono a posto. Le provate, magari un modulo non vi piace, ne usate un altro. Ci sono un po' di script, si possono fare, cioè degli automatismi, però insomma poi dopo vedete voi. E questo è Tabletop Simulator, che è un sistema moderno, altamente personalizzabile, che si utilizza molto. Piattaforma Steam. Ovviamente, oltre a questi di cui ho parlato, ce ne sono anche altri come Yukata. Uplay è interessante perché è completamente web-based e ha sia Blue Max che Wooden Ships and Iron Man, che sono due giochi classici, il primo sulla prima guerra mondiale, aeronautico sulla prima guerra mondiale, il secondo navale nell'età della vela nel 7-800, molto belli, che quelli sono addirittura dei giochi che voi impostate la mossa e poi dopo un po' gli altri impostano la loro e vi arriva l'avviso per posta, guarda che tizio ha fatto le sue mosse, allora le risolvete in simultanea e lo vedete. Funziona molto bene per quel tipo di giochi, ovviamente sono un pochino più limitati, però per quel tipo di giochi vanno benissimo. C'è il Battleground Gaming Engine, Aid the Camp 2, tanti vari, però diciamo, ecco, quelli di cui abbiamo parlato sono quelli più diffusi, e soprattutto Vassal e Tabletop Simulator.
Con una semplice ricerca su Google potete trovare magari quella specifica piattaforma che ha quello specifico modulo, supporta quello specifico gioco che vi piace, che altre piattaforme non hanno, quindi dovete un pochino cercare. Però, come vedete, le alternative ci sono tante, sono tantissime. Trovate la piattaforma che ha il gioco, che supporta il gioco che vi piace, caricate il modulo, lo dite al vostro amico che fa la stessa cosa dalla sua parte, vi collegate via Skype, Discord, quello che vi pare, webcam o anche solo audio, non importa. Bastano questi giochi, basta una cuffia, basta un microfono e eccoci qua, continuiamo a giocare. E questa è un'altra dimostrazione di come il gioco, sì, è vero, la componentistica è importante, l'elemento materiale è importante, ma l'elemento materiale più importante del gioco non è il gioco, ma sta qua dentro, sta nel vostro cervello. È quello che Dunningham chiamava mushware, cioè la materia grigia, che supera sia hardware che software, perché è nella vostra capacità di immaginazione, nella vostra capacità di gestione, di coinvolgimento nelle meccaniche e di evocazione di queste realtà che vi crea il gioco, e di comunicazione, perché alla fine la parte più importante del gioco, più che gioco, è comunicare con chi vi sta davanti. E anche in questi momenti più difficili, e anche in questi frangenti così complicati della storia del mondo, gli uomini sanno fare una cosa, sanno fare molto bene una cosa: comunicare. E il gioco anche comunicazione tra persone. La tecnologia in questo c'è, siamo fortunati e ci supporta in pieno. E per una volta il digitale e l'analogico vanno d'amore d'accordo e si supportano l'un l'altro, come dobbiamo fare tutti in questo momento così difficile. Quindi io vi saluto, parliamone, iscrivetevi al canale, mandatemi commenti qui su Facebook, su vari gruppi, su Twitter, dove volete. Abbiamo tutti quanti i mezzi di comunicazione, in uno dei momenti in cui abbiamo i migliori mezzi di comunicazione della storia umana, quindi usiamoli bene e usiamoli. State a casa, state bene e tranquilli, non dico non perdete la speranza. Ho parlato con un amico pochi giorni fa su Facebook sul valore della speranza. C'è una cosa di più importante della speranza, cioè la consapevolezza che questa situazione finirà e torneremo ad una situazione di totale ed assoluta normalità. Potranno esserci delle cose uguali prima, delle cose diverse, ma torneremo di nuovo insieme. E torneremo ad essere insieme e a giocare insieme e a essere liberi di esprimerci e di muoverci e di volerci bene gli uni con gli altri. Ok, perché il gioco è anche questo alla fine. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e come sempre vi ricordo, niente paura, anche a distanza sono solo Wargames. Ciao!